41 minuti e 29, ha un curriculum invidiabile qua, sarei mezz'ora a dire un attimino tutti i risultati di questo bravo. Prove San Giorgio al femminile per la società Polischia. Prove Santi premia Gianfranco Baccano, presidente del Consiglio Provinciale UASE Agri, nonché presidente della commissione Polismo dell'UASE Agri Nazionale. Ecco Roberta, se qualcuno gli dà il premio per cortesia, non so qual è. Gianfranco, prendi prima il premio per la prima assoluta, eccola qui. Cara Roberta, molto importante la busta che hai in mano. Un applauso a questa bravissima atleta, Roberta Colesanti, modisti Alto Sannio. C'è l'assessore Marchetti in piazza per cortesia. Ecco qua, assessore Marchetti che presenzerà le prossime due premiazioni, che è per la seconda assoluta. Anna Ucci, Amatori, Podismo Benevento. 1:13:55, complimenti a te Anna. Premia l'assessore allo sport del comune di San Giorgio La Molara, Marco Marchetti. Terza classificata per la San Giovanni di Benevento, Daniela Napolitano, premio Franco Marchetti. Eccola qui Marco e Franco, complimenti a Daniela. Questo è il podio al femminile, Colesanti, Ucci, Napolitano. Complimenti a loro, se vi trattenete ancora un attimo, se vi trattenete, benissimo. Da ieri ad oggi ci sono per Vera Cenicola Teresa Running Team. Premia. Achille Antonacci dell'USA, segretario dell'USA pronunciato per evento. Complimenti a Vera. Intanto cambiamo anche Patrizia Oliveto. Eccola qui. Aspetta un attimo. Sì, sono tutti uguali, benissimo. Ancora Bologna Loretta, sesta assoluta, Podista Alto Sannio. Andiamo con le premiazioni, ci diamo collaborazione al presidente della Prologo, Ugo. Complimenti anche a Loretta. Genoveffa Loffredo, dove sei Genoveffa? Eccolo qui. E ancora per il Podista Alto Sannio ho imparato Maria Teresa. Bellissima. Podio, bellissimo podio al femminile di questa Corte San Giorgio La Molara. Complimenti, grazie. Ci auguriamo di rivederci alla prossima con il primo posto per Nigro Giustino Fortunato. Eccolo qua. Eccolo qui, senti tantieri, grazie, secondo classificato Domenico Pontillo, Eva Corsagno, bravo Domenico. Terzo posto per Giacomo Moscaino, dove sei Giacomo? Giacomo si è scappato. Giacomo Sofia. Eccolo qua, lanciamo, ancora. Benissimo, abbiamo effettuato la benedizione. Mettiti là in posizione, complimenti a te Angelo. Secondo posto Antonio Dozzi, Podisti Alto Sannio. Sì, mettetevi là. Terzo posto per l'inglese Emidio Filippi de Randers. Tozzi! Emidio, complimenti a te. Foto di Rito, complimenti a questi ottimi atleti. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Allora, aspetta Alessandro Moffa della Prologo di San Giorgio La Molara.
chiamiamo il vincitore, che è Ludovico Seniscalchi. Ludovico, grazie anche per la tua grossa collaborazione, naturalmente, non solo per la vittoria della categoria. Ludovico, siamo qui solo per te! Secondo questo, per stupia o stupia, fortunato! Eccolo qui. Terzo classificato nella categoria 45, Romano Fabrizio, Erco Sport. Ottimo, il direttivo è lui. Ottima la prima posta gara. La foto, questa me la video io. Allora, secondo posto per Donato Pedroccia, eccolo qua. Donato, se ne tenete giù pure solo, ci cavolo tu, voglio dire. Una volta che va a premio, oh. Sempre poi di Stato Sangue, terzo classificato, stessa società, Antonio Soriano. Bravo Antonio! Tocci! Palla! È andato via Antonio? No, non glielo dare proprio, scusate. Non glielo dare. Allora. Grazie. Ok. Categoria SM55. Invito Silvio Cerella della Proloco di presenziare la premiazione per cortesia. Ah, oh, scusa, non li conosco, perciò mi porto un attimo, mi perdo un attimo. Categoria 55, vincitore, Atletica Molise Amatori, la società, Circelli Matteo Salvatore. Eccolo qui. Complimenti. Secondo posto per la San Diego Runners, Borea Roberto. Eccolo qui, complimenti Roberto. E ancora per il podista Alto Sannio, Boffa Luigi. Ragazzi, allora ce l'avete un po' vizio voi, podista Alto Sannio. Allora, chi ritira al posto di Luigi? Grazie. Premio il presidente della Provogo, Ugo Iorio. Primo posto, podista Alto Sannio, Giuseppe Musano. Ecco qua, te stavo cercando l'altra. Bravo Giuseppe e complimenti. Sì, se ti trattieni, secondo posto, podismo Benevento, Alfredo Di Vizio. Alfredo, va! Alfredo! E terzo classificato, aspetta. Per Atletica Molise Amatori, Vinci Guarra Domenico. Aspetta. Giorgio, vieni che faccio tutto. Aspetta. Non ha sufficiente premiazione. Sufficiente premiazione. Alfredo! Aspetta. Ok. Abbiamo anche terminato la premiazione per quanto riguarda il fisci, un po' di una pausa. Categoria 65 per l'Arco Sport, 41. Oh, già sta qua, 41 Raffaele. Ma io ci faccio una pausa a questo. Senza offesa Raffaele, qua stai a San Giorgio Romano. Con tutto il rispetto dei paesi limitrofi e con tutto il rispetto degli organizzatori di tutte le gare regionali. Ricordati. Così. E noi ti ringraziamo e cerchiamo sempre di fare le cose fatte per bene, sempre, e ti aspettiamo alla prossima edizione. Grazie Raffaele, grazie dell'Italia e dell'Italia migliore e dell'Italia intera. Primo posto per la podistica Alice Campobasso, Agostino Cipolla. Te lo dico con soddisfazione, sempre presente alle nostre gare in provincia di Benevento, sempre. Bravo Agostino! Anche qua c'è un'istituzione del podismo beneventano, al secondo posto per il podista Alto Sannio, Luigi Tozzi. Premio al sindaco. Sindaco, ancora grazie per il patrocinio della manifestazione. Noi ci auguriamo che per le prossime edizioni, se riusciamo a fare ancora qualcosa in più per renderci
essere un attimino visibili un po' in tutta la campagna. Vai, muove. Terzo posto, Michele Antonio. Non vi muovete. Dove sta Michele? Eccolo qui. Eccolo qui. Categoria 70, complimenti. Premio sindaco. Grazie mille. Un applauso di nuovo e vi aspettiamo alla prossima edizione. Sempre in premio il signor Giuseppe Caretti, presidente per la caccia, se non erro, benissimo. Benissimo. Categoria 75 per l'amatore di podismo per evento, il bravissimo Gerardo Tarantino. Eccolo qua. Allora, complimenti Gerardo. Ti aspettiamo alle prossime gare. Benissimo, manca un'ultima premiazione, che è la premiazione per quando, e questo l'effetto a Ugo Chiorio. Allora, intanto ti passo il microfono, fai tu, e voglio dire che c'è solo una società che ha completato il numero di atleti arrivati per poter aderire al premio, che è il Podisti Alto Salio. Allora, intanto ci sono alcuni premi, alcune pergamene che vogliamo assegnare, quindi io ringrazio un po' tutti gli amici podisti che sono venuti, passo il microfono. Il microfono al presidente della Provoco che effettuerà insieme ad altri suoi collaboratori questi pensieri e questi ricordi. Quindi vi ricordo giovani, innanzitutto, se viene qua tutto, le foto, ma per essere la prima, se voglio vedere. Ciao ragazzi! Poi Giuseppe Caretti, se vuole venire, sono pensiero che lei non sono solo. Michele Sordino, quarto era un sportivo, se è salutato lui, ma non lo poi mi pensiero anche per Lorigo e Mario, se vogliono venire, Mario, il tempo ci sta più a parlare di voi. Mario, Mario, venite. E poi dice l'ultimo, le Matteo Chiesi, che non so se è passato. Bravo Matteo! Matteo, ma si sa che è più, se no? Grazie a tutti per la partecipazione, alla prossima.